proprio di una sessualità di un certo tipo o dell'altro, ma che in ragione di un esperienzialismo vivono anche concretamente subito esperienze o etero o omosessuali, oppure semplicemente anche solo eterosessuali, ma molto precoci, perché è l'esperienza che conta e dopo tutta questa cosa rimane, perché agisce nel profondo, entra. Non è vero che è solo esperienza, c'è tutta una serie valoriale che pian piano entra nel cuore. E l'altro è un'esperienza di adesso, il lassismo educativo, cosa vuol dire? Fai quello che vuoi, non c'è problema, tutto uguale, scegli tu. L'importante è che usi il sesso sicuro, faccio un esempio, no? L'importante è che usi il preservativo, così non hai, però, cioè, voglio dire, succede sempre più spesso che i genitori di ragazzi adolescenti si preoccupino principalmente di questo, che la figlia prenda la pillola e che il maschio usi il preservativo, il resto non importa. Capite che anche questo è un senso che non va nella nostra direzione. Guardiamo come noi vorremmo, no, educativamente rispondere a queste cose. Quindi per ognuno di queste immagini io vi provo a dare alcuni contenuti anche concreti, pratici, su cui voi magari possiate o cercate o se non certo già facciate qualcosa. Quante volte nei vostri gruppi avete parlato di virtù? Per esempio la virtù della prudenza? Per esempio la virtù della castità, ma non si fa la virtù, e intendo dire proprio una convinzione profonda che si trasforma, no? In un principio interno e stabile dell'agire, dice il Papa, un principio interno stabile dell'agire, cioè giro la domanda, voi sapete che virtù avete rispetto a questi temi? Sapete cosa vuol dire per voi essere persone prudenti o essere persone caste? E non, cioè, vi siete interrogati su questi aspetti? Secondo me questo tema deve essere un tema che, se volete fare un percorso all'affettività, non può non esserci. Il tema delle virtù. E ce lo dice il Papa e lo mette lì. Se voi leggete l'amore e servizio, qui siamo passati avanti, siamo al capitolo 7 dove parla dell'educazione. Uno degli aspetti dell'educazione dei ragazzi si rivolge ai genitori, ma ovviamente voi siete, come abbiamo letto nel Vangelo, quelli che siete subentrati ad altri nell'educazione del far crescere il seme che sta diventando un frutto, ok? Questo un altro aspetto che il Papa sottolinea è le buone abitudini. Educare a delle buone abitudini, cioè dare della stabilità. Noi abbiamo fatto anche un campeggio su questo quest'estate con i ragazzi di San Faustino, quelli adolescenti di San Faustino, su questo capitolo della mora spetizia, e penso che per esempio ragionare, per riflettere i ragazzi anche sulle loro abitudini, cioè di come loro scelgono di organizzare, strutturare la loro giornata, la loro vita, in modo tale che questo sia un veicolo che tuteli, che argini. L'abitudine è anche qualcosa di positivo, che argina, no? Appunto la mia vita, mi contiene, mi dà dei canali in cui indirizzarmi. Anche questo è un tema su cui io vi invito a riflettere nelle vostre attività di gruppi. Un altro aspetto, cerco di andare abbastanza velocemente perché sennò non arrivo in fondo nel tempo che ho a disposizione, e educare l'attesa. Su questo il Papa lo dice più volte, e è legato anche a quel tema dell'immediatismo tecnologico che tante volte noi abbiamo, cioè i ragazzi adesso toccano un pulsante e immediatamente ottengono quello che vogliono, no? E con tutti gli strumenti tecnologici è così. Noi siamo ormai abituati che immediatamente a una cosa la ottengo. Fare percorsi educativi e formativi che stimolino la capacità di attendere. Anche per esempio, ve lo dico nella preghiera. Adesso l'idea è che se io non sento, non vale la preghiera. E non ho il coraggio di aspettare, non ho il coraggio di darmi tempo, ma l'agire di Dio, l'agire dello Spirito, non è un agire immediato. Se noi leggiamo i capi, insomma, diciamo così, no, i padri della Chiesa, leggiamo i maestri di spiritualità, mai e poi mai hanno vissuto un'esperienza che fosse non anche frutto di un'attesa, di un desiderio. Educare al desiderio. Ne abbiamo parlato 2 anni fa, era che abbiamo fatto il percorso di formazione educatori qua, cioè, nel primo incontro ne parlò Corrado Zoppi, proprio dell'importanza, forse ci sono ancora dei contenuti, del desiderio. Di educare i ragazzi in risposta ai bisogni,
a parlare di desideri, sono cose che si fanno in gruppi, questo sono certo. Altro tema che leggo questo è educare la volontà. Tra gli ambiti fondamentali che abbiamo detto prima, se voi volete fare un'educazione all'affettività e alla sessualità, non potete non educare la volontà. Aiutare i ragazzi a dare valore e significato al valore della volontà, dell'impegno. Okay? E quindi anche far loro esperienze, scelte, che li aiutino in questo, sull'impegno e sulla volontà. Anche nel confronto di servizi o cose di questo tipo. Non è secondario, perché poi tutto ritorna, eh? L'educazione della persona è globale, non è che io prendo un pezzettino, la sessualità, l'affettività e come fosse un'autopsia, la tiro fuori e la educo. O educo tutta la persona o non educo nessuno. Quindi, evidentemente, devo passare anche per questo aspetto. E ovviamente un aspetto importante è quello del superare il principio del piacere. Allora, il piacere è una cosa positiva, è una cosa creata da Dio ed è una cosa bella, ma non ci si può fermare solo al principio del piacere. Il principio del piacere si deve necessariamente declinare con il principio di realtà, cioè con la concretezza delle cose. E il principio di realtà, insieme al principio del piacere, devono essere fatti alla luce di un principio di valore, perché è quello che dà fondamento e stabilità. Ok? Cioè, se io i ragazzi non li aiuto a scegliere, a capire il piacere da cosa nasce e soprattutto se si fonde in qualcosa che è eterno o no, difficilmente riusciranno ad amare. Il senso del limite, beh, lo comprendete, la capacità e la conoscenza dei propri limiti. È molto importante questo, perché se io colgo il mio limite, riesco anche a cogliere il limite dell'altro. Abbiamo visto la grandine, ecco, la grandine è questa cosa che dall'alto arriva e un po' così, le delusioni, sentirsi usati, sentirsi oggettivati, abbandonati, ecco, per me qui bisogna lavorare sull'aspetto comunitario, che è di più dell'aspetto del gruppo, c'è anche il gruppo ma prima c'è l'aspetto comunitario, sentirsi parte di una comunità. Di una comunità che è la parrocchia, magari, è la diocesi, è anche il gruppetto in cui sono, ma non è solo un insieme di persone, ma è una comunità. Quindi diversa, eh? È qualcosa di più. E ragionare e fare anche esperienze in questo senso, no? E un altro aspetto che secondo me ci protegge da questo rischio è dare il primato alla persona. E in questo senso penso che lo si faccia con la carità. Per dare veramente primato alla persona è prendere quelle persone che normalmente noi non riconosciamo dignitose come persone. Ok? Noi dividiamo le persone in base, o attribuiamo alle persone la dignità il più delle volte in base ai soldi che hanno, alla salute che hanno, all'aspetto estetico che hanno o all'efficienza che producono. Questo è quello che normalmente la società attribuisce nella valore della dignità della persona. Se noi vogliamo educare i ragazzi a far capire che la dignità della persona va al di là di queste cose, bisogna che loro incontrino e si incontrino con i loro pregiudizi, okay? Per dare il primato alla persona. Abbiamo visto i parassiti e allora usiamo l'antiparassitario. Ecco, per me è così. Pensando, l'antiparassitario, il contrario del narcisismo è l'empatia, lo sapete, no? Psicologicamente parlando, l'antidoto al narcisismo è l'empatia. Il narcisismo vede solo se stesso, l'empatico è colui che fa entrare l'altro nella propria vita e a sua volta entra nel sentire dell'altro. Quindi lavorare su questo. Fare capire, davvero percepire, non solo a parole, che cosa sente il fratello, l'amico, il compagno di gruppo. Cioè, strutture empatiche all'interno del gruppo. E formare le coscienze, che è poi quel cammino continuativo e anche così progressivo di conoscenza, senza però mai sostituirsi, eh? Questo è importante. Cioè, dobbiamo, il nostro obiettivo è aiutarli a tirar fuori quello che è dentro di loro come valori, ma non, come dire, in scatolarli. E per me è molto importante in questo senso il senso critico, cioè abilitarli a leggere quella mentalità di cui vi parlavo prima, che sono un po' i parassiti. Quindi, per esempio, benissimo tutte quelle attività di gruppo che voi già fate, sicuro, sulla
valutazione del contesto, dell'analisi della situazione, sulle strutture di peccato che ci sono intorno a loro e che li condizionano, anche se non sono prettamente pertinenti alla sessualità e all'affettività, perché alla lunga è il senso critico che li aiuterà poi a capire, ok? E anche credo sia importante reimpostare, dice il Papa, lo dico io, le abitudini di consumo, cioè aiutarli a non entrare nella logica dell'uso, del consumo e dello scarto, ma nella logica dell'affezione anche alle cose e alle realtà terrene, perché da queste poi si passa all'affezione e al legame con le realtà di amore. Abbiamo parlato di siccità, lo dico adesso solo perché ci stava con la siccità, quindi qual è lo strumento di irrigazione? Se io ho detto e ne sono convinto che l'amore si impara da Dio, che lui solo è le chiavi del cuore, non è possibile un percorso senza questa dimensione, cioè della preghiera, della vita sacramentale, dello spirito, che non è la cosa più lontana, come tante volte pensiamo, dell'affettività, della sessualità, no, tutt'altro. È proprio quell'acqua che permette che tutto il resto cresca. Se nei nostri gruppi questo non c'è, o è ai margini, credo che difficilmente riusciremo ad educarli a un amore vero. Forse li abitueremo a contenersi, ma non li apriremo a un desiderio di pienezza. Avremo una prospettiva castrante, forse, magari anche tutto sommato arginante, ma non sarà mai una prospettiva di pienezza e di bellezza di vita, che è ciò a cui spero tutti noi anneliamo, no? E che per certi aspetti stiamo anche vivendo, penso. Poi le recinzioni. Le recinzioni sono quelle che ci permettono di tenere a bada, no, gli animali selvatici, quelle incursioni di cui parlavo prima, e il pudore, ne avete parlato qualche volta, sapete che cos'è, la castità, ecco, la reciprocità, quindi il rispetto delle differenze, e aiutando i ragazzi per esempio ad accettare la loro corporeità, questo sì, iniziamo a entrare nello specifico, no? Cioè l'idea proprio della mascolinità e della femminilità. Io credo che in questo caso sia importante anche qualche volta fare dei gruppi separati maschi e femmine. Su certi temi, secondo me, è bene anche una sana pedagogia distinta tra maschile e femminile. Gli scout in questo ce l'hanno strutturalmente. Nel reparto le squadriglie sono maschili e femminili, hanno tanti momenti insieme, ma sanno e capiscono che ci sono dinamiche che devono venire fuori all'interno della generalità. E questo credo che non sia un segno di essere bigotti, no? Di bigottume. È il contrario, un rispetto delle differenti sensibilità, perché maschi e femmine siamo diversi. Ok? Quindi anche questo è molto importante, quando si tratta di certi temi, ma non è mica perché ci dobbiamo vergognare, ma dobbiamo rispettarci le sensibilità differenti. E un altro aspetto che vi invito sul quale vi invito a lavorare, e che sembra forse non così pertinente, ma in realtà lo è molto, la gestione della rabbia. Provate a fare qualcosa sul tema della rabbia, sul tema dell'aggressività. E in questo è utilissimo, lo dicevano loro, il vescovo e don Stefano la volta scorsa, non per questo ma lo aggiungo io, il gioco. Per me il gioco è importantissimo, perché nel gioco noi abbiamo molto meno i filtri sulla rabbia e sull'aggressività. Guardate i maschi che giocano a calcio. In questo senso anche i preti sgomitano, fanno, qualcuno mi raccontava, no, di questa cosa, è proprio così, fare un percorso anche su questo, ragionare anche su questo, sull'aggressività e la gestione della rabbia. Poi abbiamo l'ultima, ormai ho finito, così sto dentro l'ultima di questa parte, non abbiamo finito il tutto, è la potatura. Abbiamo visto che l'incuria,
dal lasciare le cose come vengono, tanto come crescono, crescono, invece per noi no. Noi crediamo che sia importante una cura attenta, precisa, nell'accompagnamento educativo, quindi aiutare a progettare su tutto, affiancarvi nell'aspetto progettuale della loro vita, sentire che desideri hanno, che limiti sentono, che paure hanno, che pulsioni o attitudini interiori sentono, e aiutarli in un discernimento che li educhi a piantare, a progettare, a capire verosimilmente che cosa possono fare e che cosa non possono fare. Ma sarà pur vero che siamo diversi. Anche questo è un antidoto grosso all'omologazione, no, culturale in cui noi viviamo. E quindi anche in questo senso aiutarli a una rappresentazione autentica di sé, perché una cosa che è palese negli adolescenti, ma non solo, è che loro si vedono diversi da quelli che sono, si sentono diversi da quelli che sono e si sentono guardati e visti dagli altri diversi da quello che sono. Su questo punto, adesso non è che vi invito a fare esercizi psicologici su queste cose, però voglio dire, tenete presente questo aspetto, che tante volte noi parliamo credendo di parlare la stessa lingua, non è vero. Loro hanno un'altra idea di sé e hanno anche un'altra idea diversa di dove vogliono andare rispetto a quello che in realtà magari credono sia il loro bene vero e proprio. E un altro aspetto che vi segnalo è l'analogia educativa, cioè che loro abbiano degli elementi con cui confrontarsi in maniera analogica, cioè capendo che ci sono delle cose simili ma anche delle cose diverse, cioè i testimoni, ma nel senso di non dare dei testimoni super mega perfetti là sole d'asta, realizzati, che loro non riusciranno mai a raggiungere, e anzi si sentono ancora di più mortificati e delusi di loro stessi. Dare anche questi, ok, personaggi esimi di grande carità o di grande spiritualità o di grande donazione di sé, ma anche delle cose molto concrete. Cioè, i bambini imparano per imitazione, no? E tra i bambini che hanno accanto, lo dico sempre, tra i fratelli che hanno accanto, quelli che guardano è il fratello più vicino alla loro di età. È così. Se ci sono quattro fratelli, il quarto guarda il terzo e sta sempre vicino al terzo e fa quello che fa il terzo. Perché? Perché non è scemo. Istintivamente gli viene da dire, io questo posso raggiungerlo. È ancora la mia portata. Ecco, quindi anche su questo aspetto non proponetevi solo degli esempi là in cima che non avranno mai la possibilità di raggiungere, certo, anche questo per la compiutezza del cammino, ma dategli anche dei passaggi intermedi, no? Nel proporre degli esempi di sviluppo educativo. Quindi, in tutto questo, quale stile, quale modalità di accompagnamento è richiesto a noi? Ecco, io mi sento di dire questo, che al di là di tutte le cose che vi ho detto, più delle quali già le conoscevate, quindi non credo di aver dato elementi di così grande novità rispetto a quello che già voi non conoscevate, però e forse questo è un esercizio che vi ha aiutato, sistematizzate, cioè messe in fila, no? Però teniamo conto che la ricetta non esiste, cioè non è che adesso io metto insieme gli ingredienti, faccio queste cose e la pianta viene su perfetta. No, non è così. La pianta è un mistero e delle volte arriva su dritta una pianta che intorno a sé ha avuto la devastazione, oppure cresce storta una pianta che avevamo messo intorno tutti i paletti perfetti, le cose più giuste che si poteva fare. Quindi questo teniamolo conto, perché comunque noi non possiamo mai pensare di conoscere, capire e possedere la verità dell'altro, quindi anche educativamente arrivate fino a un certo punto, ok? Un altro aspetto che mi sento di dire è di ascoltare l'altro sempre, quindi il primato dell'ascolto su questo tema. E il Vescovo in un suo documento, in un testo che aveva scritto, parlava delle tre A: affetto, accoglienza, ascolto. Vogliamo bene, li accogliamo e li ascoltiamo. Se non ci sono queste tre cose, tutto quello che facciamo non serve a niente. Quindi non ridicolizzare, non giudicare, non sminuire, ma lo sappiamo. Un altro aspetto è che il campo non è nostro. Ok?
e lo diciamo sempre come educatori, ma se noi cerchiamo di mangiare dei frutti di quel campo, diventiamo dei ladri e siamo anche noi un elemento esterno che perturba. Se noi cioè costruiamo con i ragazzi dei rapporti affettivi che non sono improntati all'insieme della gratuità, roviniamo tutto il lavoro educativo che abbiamo fatto, perché diventiamo qualcuno che li usa, cioè li facciamo di nuovo cadere in quel rischio dal quale non vorremmo tirarli fuori. E l'altro aspetto è essere testimonio, dice il Papa, offrire loro testimonianze luminose che si impongano per la loro stessa bellezza. Ecco, ho quasi concluso. Io però vi chiedo, ok, abbiamo parlato di educatori come testimoni, ma ricordatevi che prima che agricoltori voi siete campo. Vi ho detto che nessuno di noi è arrivato a compiutezza o alla fine del proprio cammino di formazione all'affettività e alla sessualità. Allora io vi chiedo, cosa state facendo per educare la vostra affettività? Voi educatori? Siete spontaneisti? Siete immediatisti? Siete schiavi di alcuni bisogni? Cosa state facendo per educare la vostra affettività? Se è una cosa che ci deve abbracciare sempre. Adesso state facendo qualcosa? Come vivete la vostra sessualità? Perché di cosa andate a parlare se per prima voi non vi interrogate e non trovate una sintesi? Allora, al di là di questo, che immagino e spero nei gruppi giovanili della vostra età voi forse facciate qualcosa, ma ci sono anche delle altre proposte. Io vi ve ne segnalo una, di cui avete anche il volantino, che è un percorso di due ritiri, che non è un percorso, uno, può farne due, e anche un momento di preghiera, che la diocesi come pastorale familiare e anche in collaborazione con la pastorale giovanile propone. Quindi se per esempio voi siete morosi, cioè chiamiamo questo termine improprio, tipico di Modena, cioè siete in un cammino che non è già finalizzato al matrimonio, semplicemente state vivendo un'affettività con una persona con la quale vi trovate bene e che pensate possa essere una persona con cui progettare qualcosa. Progettare non vuol dire sto pensando di sposarmi, ma sto vivendo quello che vivo non solo oggi, ma voglio fare una storia d'amore. Si dice così, una storia d'amore, non si dice un momento di amore, una storia d'amore. Allora questo può essere, secondo me, un buon momento per voi, un momento per riflettere e crescere. Quindi io vi segnalo.